Buongiorno, sono il professor Diana. Io vorrei rispondere un po' a Filippo Facci sul fatto che la rete non esiste e che tutto è virtuale, noi non esistiamo e tutto quanto. Allora, la rete è reale. Il fatto anche che noi esistiamo è tutto... è concentrico, cioè noi esistiamo, non, la rete è la realtà, non puoi, la rete è quella che tu vedi, cioè non puoi cambiarla, cioè non esistono giochi dove tu puoi cambiare le cose come stanno, la rete è questa, cioè non è che si decide che il nuovo principe sia Silvio Berlusconi, la rete lo decide, non è che di colpo gli danno un cappello in testa e diventa il... non funziona così. Cioè, Filippo Facci, tu devi sparire perché noi della rete, noi esistiamo, cioè noi non siamo, noi siamo la realtà, noi non, siamo qua, cioè nel senso, se io ti parlo, cioè non è che... ci facciamo un baffo di quello, tutto quello che noi facciamo, cioè noi siamo veramente qua e ti faremo un culo così, anche perché ci fanno credere di pagare la bolletta e tutti sanno che con le due melanzane le colleghi e ti illumini tutto, altro che pagare l'Enel, lo sanno tutti che se tu mandi un'email a noi della rete, noi ci mandiamo dei soldi tra di noi e viviamo, lo sanno tutti. Cioè, siamo veramente stufi di gente come te, i giornali non esistono. Cioè, noi scriviamo qualsiasi cosa e io se scriviamo esistono gli alieni. Io sono di colpo, cosa sono? Un alieno. Ah, sono un alieno adesso io di colpo, eh. Cioè, veramente non ne posso più. Cioè, il professor Gianna vi dice bene o male che ci sono io e vi faccio un culo così a voi giornalisti di merda, capito? Vaffanculo, lo dico io, vaffanculo. Non esistiamo, sono incazzato. Guarda, alla prossima, eh. Stai attento te, Filippo Facci di merda. Cioè, con chi cazzo credi di parlare? Cioè, siamo bambini, che ci trasformiamo, siamo cattivi come gli squali. Cosa siamo, dei dinosauri che non riusciamo più a parlare? Avete rotto il cazzo. Il professor Giannaccone vi fa un culo così, capito? Ciao. Alla prossima. Alla prossima, ciao.